Quartiere nevralgico della città di Napoli per quanto riguarda l'argomento che tratteremo stasera. Mi trovo in prossimità dell'Oca Nera, che è uno dei locali topici dal quale ogni sera si riversano e sfrecciano tantissimi riders in giro per la città. Aggiungo che si tratta di ragazzi che affrontano questo lavoro in maniera assai forte, che ogni giorno, perché no, rischiano anche la salute, per non dire la vita, come abbiamo visto la scorsa sera. Vogliamo raccontare la loro situazione pressoché drammatica, condizioni di lavoro che comunque non sono assolutamente invidiabili, partendo da un episodio che tu citavi bene da studio, perché c'è da raccontare. Massimiliano è qui al mio fianco, che saluto, lo sa bene perché svolge a sua volta questa attività. Sicurezza zero, sul territorio non ce n'è proprio, noi lavoriamo in quartieri molto molto popolari, ma controlli non ne abbiamo, siamo dispersi come poi succedono questi episodi. Fortunatamente c'è stato qualcuno che ha preso il video, così se ne sta parlando. Perché veramente sono anni che facciamo questo lavoro e la sicurezza per noi è un punto principale che non esiste proprio. Ecco, si diceva da studio che questo non è il primo episodio di violenza che accade. Questi sono, sfortunatamente parlando, episodi che capitano molto molto spesso a Napoli, specialmente in quartieri popolari come Fuorigrotta, il centro storico. È solo che a volte non se ne parla, non c'è nessuno che riprende con i video, i ragazzi non fanno le denunce perché a volte è anche banale, è inutile andare in questura, ci ridono in faccia. Per un periodo di tempo abbiamo dovuto lavorare a due sui motorini perché non potevamo lasciare i motorini giù che se li rubavano. Andiamo a fare la denuncia, è uno dei tanti. Però noi il motorino l'abbiamo perso, l'azienda non ci tutela, non ci rimborsa, dobbiamo comprarci un altro motorino. Ecco, c'è da dire, questa è una cosa fondamentale di cui parlavamo a telecamere spette: motorini autofinanziati con rispettive assicurazioni, naturalmente le spese per la benzina. Io racconterei anche una giornata tipo, così due parole, per far conoscere ai nostri telespettatori quali sono i rischi in cui si incorre e a che fine. Diciamo che una giornata tipo di 7-8 ore, stiamo parlando di 60-70 euro lordi, poi andiamo a scalare il 5% di tasse che paghiamo, andiamo a scalare l'usura del motorino, il 10 euro di benzina. Io sto 8 ore per strada, che faccio? Non pranzo, non mi mangio un panino, non mi prendo un caffè, non mi fumo una sigaretta. Su quegli 80 euro lordi che ho guadagnato, se me ne metto 40 in tasca sono fortunato. Al di là del rischio che si corre, perché le consegne devono essere presentate al cliente nella maniera più celere possibile, vi vediamo sfrecciare ogni giorno con questi motorini. Noi facciamo il possibile per avere dei tempi più brevi, però naturalmente dobbiamo fare attenzione anche alla nostra tutela, perché non possiamo rischiare di fare un grave incidente per 2,50 euro, 3,50 euro a corsa. Le multinazionali intascano sempre più soldi e noi ci rimettiamo la pelle, i motorini, compra questo. Napoli il manto stradale fa schifo. Io devo fare un cambio d'olio a settimana, devo cambiare l'ammortizzatore ogni due mesi, il supporto motore, l'usura del motorino è un qualcosa di tremendo. Poi si mette che non c'è neanche la sicurezza, siamo rovinati. Diciamo che a breve finirà questo lavoro perché non ci saranno più le forze per farlo. Io, se ho tempo, e Massimiliano naturalmente me lo consente, 20 secondi vorrei precisare che stiamo parlando 20 secondi per dire che Massimiliano intanto è uno chef e ha lavorato all'estero per diversi anni, pagato ovviamente molto bene. Dei grandi ristoranti anche stellati, parlava di una stella Michelin anche mi pare in Europa comunque, e adesso si ritrova comunque a fare un lavoro difficile perché il Covid ha un po', diciamo, per il momento sospeso questa carriera. Come Massimiliano ce ne sono altri. Purtroppo è così. Tantissimi, dietro ai nostri zaini ci sono delle vite, ci sono commercialisti, avvocati. No, ma noi siamo consapevoli e la ringraziamo di questa testimonianza, che è una testimonianza di verità, una testimonianza cruda. E insomma, per quello che noi possiamo saremo vicini anche a quanto riguarda il vostro diritto, per ciò che fate con il vostro lavoro, quindi magari organizzeremo e parleremo anche di un contratto collettivo nel vero senso della parola.